parliamo di un bilancio molto positivo, il primo bilancio del centrodestra, un bilancio che vede rifinanziate le leggi più importanti, le leggi quadro della nostra regione, penso quella per i comuni, penso quella per i borghi, penso quella per gli eventi atmosferici. Si sono dati soldi per gli eventi più importanti, più caratterizzanti della cultura regionale, sono state finanziate le associazioni dei mutilati, dei ciechi, dei sordi, quindi tutte associazioni che fanno attività vera nella nostra regione. È stata finanziata la legge sulla vita indipendente, è stata finanziata la legge importante che dà respiro al mondo sanitario, sociosanitario, per quanto riguarda Noemi, per dirla in maniera breve, e quindi è una regione che può contare su un bilancio sano, un bilancio che ha una copertura finanziaria certa, dove ci sono capitoli facilmente rintracciabili che hanno una propria copertura. Dopo anni dove erano state calate leggi che non avevano copertura finanziaria e quindi che vedevano poi future variazione di bilancio, nel 2020 questo non accadrà. A questo aggiungiamo soldi per l'aeroporto d'Abruzzo che ha una copertura per l'intero 2020, pensiamo ai soldi per l'antincendio, i soldi per finanziare i nostri parchi nazionali. Ecco, noi abbiamo fatto un quadrato su tutte quelle che erano le criticità, che erano le priorità, che sono le priorità della nostra regione, e in maniera coscienziosa, con la schiena dritta, in maniera molto, molto chiara, abbiamo fatto chiarezza e abbiamo finanziato tutto ciò che riguarda la priorità e cosa serve per la Regione Abruzzo. Faccio i complimenti all'intera maggioranza, agli assessori, ai nostri capigruppo, al Presidente del Consiglio e anche a Vincenzo Di Gecco, che ha ben manovrato tutta l'attività delle commissioni consiliari, perché al primo banco di prova serio questa maggioranza ha fatto capire che è una maggioranza che non scherza, che ha la schiena dritta, che è solida, compatta e capisce perfettamente quelle che sono le vere esigenze della Regione Abruzzo. Quindi il 2020 inizierà sicuramente nel miglior modo possibile per noi abruzzesi.